Bologna è la sede dell'università più prestigiosa e antica del mondo, fondata nel 1088. Nel 1285, quando Cimabue dipinge questa immagine, è la quinta città più importante per popolazione del mondo, preceduta soltanto da Cordova, Parigi, Firenze e Venezia. Il fatto stesso che Cimabue accettasse una commissione in questa città indica appunto le dimensioni e il prestigio di questa commissione che i servi poterono fare nei confronti del grande maestro. Cimabue, che la tradizione ci vuole presentare come il maestro di Giotto, è attivo dal 1272 e viene comunemente definito dal Vasari come colui che si discostò dalla scabrosa, goffa e ordinaria maniera greca, ritrovando il principio della pittura dal vero. A Cimabue, in particolare, viene riconosciuta la transizione da figure ieratiche e idealizzate, così come era nella tradizione bizantina, verso veri soggetti, dotati di umanità, dotati di emozioni, che saranno alla base della pittura italiana tradizionale. La Madre di Dio dipinta per i servi mostra la Madonna con il bambino tra due angeli appoggiati alla spalliera. Il trono ha una struttura delicatissima con una complessa tornitura del legno culminante nell'ampia spalliera che si apre quasi a ventaglio. Il bambino fa un gesto affettuoso verso la madre, che ha il capo a sua volta leggermente inclinato e guarda verso lo spettatore, così come è tipico nelle Madri di Dio di origine costantinopolitana. Il bambino tiene in mano un cartiglio che rappresenta il libro dei sette sigilli, cioè il Vangelo, che aperto svela il mistero della passione, morte e resurrezione. Questa tavola è una pala d'altare e accompagnava lo svolgimento della liturgia che avveniva con l'altare a muro, così come ancora oggi possiamo vedere in questa cappella. I fedeli quindi, che guardavano la pala d'altare, guardavano anche di spalle il sacerdote, si sentivano accompagnati dalla presenza di Maria e chiamati ad identificarsi come fedeli con questo bambino che gioca con la madre, secondo una citazione probabile del Salmo 130, laddove leggiamo: «Io sono tranquillo e sereno, come bimbo svezzato in braccio a sua madre, come un bimbo svezzato è l'anima mia». Per sottolineare questa osmosi fra pittura e liturgia, occorre pensare inoltre che al momento dell'elevazione il sacerdote alzava l'Eucaristia in corrispondenza del bambino, evocando così per i fedeli un'analogia fra Gesù e l'Eucaristia, entrambe vero corpo di Cristo. In seguito alle definizioni del Concilio Lateranense IV del 1215, soprattutto con l'acquisizione della categoria teologica di transustanziazione per definire la presenza reale di Cristo nell'Eucaristia, e successivamente l'istituzione della festa del Corpus Domini del 1264, l'iconografia della Madre di Dio sostituirà progressivamente l'immagine di Cristo acquisendone le prerogative. Così qui Cimabue raffigura la Madonna in trono sospesa fra il cielo e la terra. Il trono, infatti, possiamo vedere poggia a terra, ma nello stesso tempo è anche sorretto dagli angeli che lo tengono sospeso in aria, in questo bellissimo artificio artistico che è l'equilibrio appena accennato. Ai suoi piedi troviamo una grande predella con due gradini e sembrerebbe indicare in un perfetto equilibrio teologico la natura e la grazia. L'umanità può sì salire verso Dio, questo primo gradino, ma salire il secondo è frutto di un miracolo che è concesso soltanto da Dio. E questo miracolo viene operato da Dio attraverso l'opera compiuta nella Madre di Dio.